oggi abbiamo varato l'ottava boa della rete ondometrica nazionale. Siamo in prossimità della piattaforma oceanografica del CNR al largo del litorale veneziano e inizia una fase importante del test della nuova rete ondometrica nazionale, dove andremo a raccogliere dati per comparare le misure fatte con la nostra boa con le misure che invece fa il CNR con appositi strumenti di altro tipo. Un lavoro importante che servirà a testare la bontà delle misure e del monitoraggio che andiamo a sviluppare. Da circa un anno sono in esercizio le prime 7 boe della rete ondometrica nazionale che abbiamo varato a largo di Alghero, La Spezia, Ponza, Mazara del Vallo, Crotone, Monopoli ed Ancona. E quella che abbiamo varato oggi è l'ottava boa che abbiamo ritenuto di dover mettere in prossimità della piattaforma oceanografica del CNR, dell'Istituto di Scienze Marine di Venezia, e per comparare le misure effettuate con i sistemi che sono a bordo delle nostre boe con le misure che invece storiche vengono effettuate presso questo sito oceanografico e per fare dei test di comparazione e di calibrazione delle misure. Mi pare che sia un passaggio piuttosto importante per dare significatività e affidabilità alle misure della rete ondometrica nazionale. In questa sperimentazione ISMAR, CNR insieme a ISPRA e a SIAP Micros stanno testando in mare una delle boe della rete ondometrica nazionale. La boa rimane qui ormeggiata di fronte alla piattaforma acqua alta, 8 miglia nautiche fuori dalla costa veneta nel nord Adriatico, e sarà quindi esposta a mareggiate di bora e di scirocco che studiamo quotidianamente per la salvaguardia delle coste, lo studio della dinamica delle onde, quindi delle mareggiate, e osserveremo il comportamento di questa boa grazie a un sistema stereofotogrammetrico che operiamo quotidianamente dalla piattaforma acqua alta, e grazie a questo sistema saremo in grado eventualmente di dare indicazioni nuove sul comportamento delle boe oceanografiche non solo qui nel nord Adriatico ma in tutti gli oceani del mondo.